Da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your real partner. Buonasera a tutti voi, cari amici telespettatori. Le vacanze estive sono ormai vicine, ma in compagnia di Safe Drive questa trepidante attesa vi sembrerà sicuramente più piacevole. Diamo allora il via alla puntata 291 che vi porterà al volante della nuova berlina Lexus ES in versione hybrid e della confortevole Mercedes-Benz classe B eletta a nostra proposta della settimana. Senza dimenticare la prova su strada, questa volta a bordo di una Chevrolet molto interessante. Spazio infine anche le emozioni in pista con le sportive Peugeot RCZ e RCZ Racing Cup testate sul circuito dell'autodromo di Imola. Un programma ricco come sempre, accompagnato dagli approfondimenti realizzati in studio in compagnia dei nostri graditi ospiti. Non perdiamo tempo, largo alle immagini. Diavolina ha un sacco di brace, grazie agli ovuli di carbone vegetale pressati e già pronti all'uso, genera una brace in grado di assicurare calore per oltre 2 ore, il tutto in maniera pratica, veloce, igienica e senza sporcarsi le mani. Basta usare Diavolina un sacco di brace, accende il sacco e il gioco è fatto. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Sono sempre aperte le iscrizioni per partecipare al progetto ideato e curato dalle redazioni di Safe Drive, Automobilismo e il Giornale.it. Tester per un giorno. La vettura protagonista di questo mese è la nuova utilitaria Mitsubishi Space Star. Scopriamola insieme attraverso la clip preparata dalla nostra redazione. Design semplice e accattivante, 5 porte, dimensioni ideali per gli spostamenti in città e un bagagliaio abbastanza capiente pari a 235 litri. Questa è in cifre la nuova Mitsubishi Space Star, disponibile con motori Mivec a benzina 1000 o 1200 di cilindrata con potenze di 71 e 80 cavalli. Vettura molto attenta ai costi di gestione, con un consumo dichiarato pari a 4 litri per 100 km, nonché all'ambiente, con emissioni di CO2 da 92 grammi per chilometro. Prezzi a partire da 9.400 euro. Se non volete perdervi l'occasione di provare in anteprima la Mitsubishi Space Star, essere i protagonisti di un servizio televisivo per Safe Drive, firmare un articolo giornalistico sul mensile Automobilismo e sul quotidiano online il giornale.it, non vi resta che iscrivervi. Basta compilare il form che trovate sui siti dei nostri media partner e incrociare le dita. Ricordatevi che avete tempo per partecipare fino al 5 di luglio. Il primo servizio di oggi ci porta alla scoperta dell'ipnotica città di Vienna a bordo della nuova Lexus ES Hybrid. Giunta alla sua terza generazione, la raffinata berlina giapponese trova nella tecnologia Lexus Hybrid Drive il suo punto di forza. Nonostante i suoi 223 cavalli, infatti la nuova ES emette solo 99 grammi di anidride carbonica al chilometro. Vediamo! Quando gli ingegneri di casa Lexus hanno dato il via alla progettazione della nuova IS, avevano un obiettivo ben preciso: realizzare una vettura capace di garantire il massimo piacere di guida. Missione compiuta. La terza generazione della berlina giapponese è un'automobile silenziosa che porta in dote materiali di grande pregio, sicurezza ad alti livelli e l'avanguardistica tecnologia Lexus Hybrid Drive. Raffinata e di carattere come una bella signora dell'alta società, esteticamente la IS Hybrid si ispira al prototipo LFCC e dichiara la sua appartenenza alla famiglia Lexus nel disegno dei fari anteriori con luci diurne a LED. Più lunga di 8 cm, ma anche più alta e larga rispetto al precedente modello, ha un passo di 2,80 metri e una capacità del bagagliaio di 450 litri.
Con questa vettura, il luxury brand di casa Toyota completa l'ibridizzazione della propria gamma, senza rinunciare alle prestazioni. Il sistema full hybrid è composto da un potente motore elettrico da 143 cavalli e da un propulsore da 2,5 litri, 4 cilindri con iniezione diretta di benzina da 181 cavalli. La potenza totale sale così a 223 cavalli che permettono un'accelerazione da 0 a 100 in 8 secondi e 3 e una velocità massima autolimitata elettronicamente a 200 km orari. Stiamo parlando di auto che esprime complessivamente tra il motore termico e la componente elettrica 223 cavalli, ma con emissioni sotto i 100 grammi per chilometro, stiamo parlando di 99 grammi per chilometro, quindi dovendo usare un nuovo indicatore stiamo parlando di 2,25 cavalli per grammo, quindi un rapporto potenza-emissioni assolutamente nuovo. Schiacciando sul pedale dell'acceleratore ci saremmo aspettati una risposta maggiore, ma a fronte di tanto relax al volante si è disposti a cedere alle prestazioni assolute. Per chi volesse però ricreare un ambiente sportivo a tutti gli effetti, l'Active Sound Control riproduce il suono di un motore rombante. In aiuto del guidatore interviene inoltre la tecnologia Drive Mode Selection con 5 diverse modalità di guida. I pregiati materiali degli interni e il sistema multimediale con impianto audio Mark Levinson da 835 watt e 15 altoparlanti garantiscono infine viaggi da autentica business class. La vedremo in Italia in realtà già nelle prossime settimane e i prezzi partiranno da 37.500 euro con il prodotto d'entrata. Quali sono i plus della monovolume Kia Carens? Lo chiediamo ai nostri ospiti in studio. Doppia presenza qui a Safe Drive per il primo approfondimento in studio di questa sera. Diamo quindi il benvenuto a Giuseppe Bitti, amministratore delegato di Kia Italia. Buonasera. E a Giuseppe Mazzara, direttore marketing Kia Italia. Buonasera. Alla nostra sinistra invece la nuova Kia Carens, che chiaramente è l'oggetto del nostro dibattito in studio. Una vera novità, anche se in realtà il nome Carens rappresenta qualcosa di importante per la storia di Kia, vero Giuseppe? Sì, perché Carens è stata una monovolume di segmento C, quindi di segmento medio, due generazioni, che è stata molto importante per le vendite di Kia nel mondo e anche in Italia. Adesso qui presentiamo in questi giorni la nuova versione che, così come è stato per la gamma Kia negli ultimi due anni, costituisce un ritorno, ma sostanzialmente un modello totalmente nuovo. Rimane solo il nome in comune con la versione precedente e quindi qui pianale nuovo, nuove motorizzazioni, un nuovo concetto di monovolume compatto di segmento C che riteniamo sia estremamente interessante per il nostro mercato. Ecco, avete rinnovato la gamma veramente in pochissimo tempo, in pochissimi anni, e anche in questo caso si può intravedere una svolta da un punto di vista anche del design. Sì, io credo che da qualche anno ormai Kia, da quando Peter Schreier ha preso la responsabilità e la leadership nella filosofia stilistica di Kia, io credo che ogni prodotto nuovo costituisca una novità, nel senso che si esplorano sempre contenuti più avanzati di design e di stile, ma ci sia un denominatore comune. Il Tiger Nose, che ormai caratterizza tutte le auto Kia, anche qui declinato in maniera molto moderna, dinamica e sportiva, quindi credo che da un punto di vista stilistico i nostri prodotti abbiano raggiunto ormai una maturità che è adeguata con quelli che poi sono i contenuti tecnologici che gli stessi hanno. Giuseppe, chiedo da uomo di esperto di marketing, è facile intuire che questa è una vettura che si rivolge alle famiglie, tantissimo spazio a bordo, so che ci sono anche delle peculiarità interessanti a livello anche di opportunità di gestione proprio dell'interno dell'abitacolo. Sì, la Carens ovviamente, la nuova Carens si rivolge al target famiglia, una famiglia che ha bisogno di spazio, perché appunto si parla di altissima versatilità e flessibilità interna della nuova Carens. Oltre ad essere disponibile in configurazione 5 posti, c'è anche la possibilità di avere la versione 7 posti e tutti i sedili sia della seconda che della terza fila sono singolarmente abbattibili e si possono spostare anche in avanti, quindi diciamo la flessibilità del vano di carico è al totale discrezione di quelle che sono le esigenze della potenziale clientela. Quindi si parte da quello che è il motore 1.6 benzina GDI che eroga 135 cavalli.
per poi passare a quella che secondo noi è la motorizzazione che più interessa la clientela italiana, che è il 1700 CRDI Common Rail, che è offerto in due livelli di potenza, un 115 cavalli e un 136 cavalli. Giuseppe, il mercato con i numeri che ci sta fornendo per la situazione in Italia ci porta a fare delle considerazioni. C'è ancora spazio per le monovolumi in Italia? Sì, c'è spazio, anche se a onor del vero questo segmento ha subito un calo negli ultimi 3 o 4 anni, proprio perché diciamo che il gusto dei guidatori italiani ha fatto sì che ci si muovesse più sui SUV. Però io credo che ci sia uno zoccolo duro di clientela, parlavamo del target familiare che ha bisogno di spazio, quindi può avere anche bisogno dei 7 posti, ma ha bisogno di flessibilità, di abitabilità interna, quindi credo che esista, e nel nostro caso credo che la nostra proposta sia estremamente interessante. Quindi credo che abbia tutti i numeri per farsi spazio in un segmento che è diventato più competitivo proprio perché è stato oggetto di una contrazione importante negli ultimi anni. Andiamo proprio a scoprire quelle che sono le caratteristiche dal punto di vista di costi. Questa è una vettura che offre tanto a livello tecnologico, che però deve essere anche concorrenziale dal punto di vista di prezzi. L'offerta è abbastanza semplice e facile da capire, perché si concretizza in due versioni. La versione d'entrata, anche se è riduttivo chiamarla di entrata, perché già ha il climatizzatore manuale, la radio, 6 airbag, il controllo della trazione, l'SP, quindi un pacchetto sia dal punto di vista della sicurezza che dal punto di vista dell'entertainment molto, molto completo. E questa prende il nome la versione cool. Dopodiché c'è la versione class, che aggiunge in più il climatizzatore a controllo automatico, la smart key, la telecamera posteriore e anche il sistema di radio con il touchscreen. Il passaggio da una versione all'altra è semplicemente rappresentato da un delta prezzo di 2.000 euro, e invece lo starting point della gamma Carenz è sotto i 20.000 euro, quindi a 19.500. Però questa soglia può essere ulteriormente abbassata, perché in fase di lancio abbiamo un'azione promozionale che consiste in una sorta di bonus di 2.000 euro che la rete dei concessionari ufficiali può applicare sulla nostra vettura, e quindi che consente o il passaggio da una versione all'altra, quindi dalla versione base alla versione top, perché appunto i 2.000 euro rappresentano la differenza, oppure un ulteriore abbassamento della soglia d'ingresso al mondo Carenz a 17.500 euro. Ecco, un'offerta importante. Ci sono tante case in questo periodo, che forse non è mai stato il miglior periodo per acquistare un'automobile in Italia come in questi ultimi 2 anni. Però so che voi di Kia Italia avete pensato anche a delle strategie dal punto di vista anche di finanziamenti. Proprio per venire incontro a quella che può essere la difficoltà di avere a disponibilità di qualche migliaia di euro che comunque servono per acquistare un'auto nuova, anche se si accede a un finanziamento, noi abbiamo pensato di offrire una formula finanziaria che si chiama Kia for Family, e che in realtà consente al cliente di unire quelli che sono, diciamo, la parte finanziaria normale di acquisto dell'automobile, anche dei servizi aggiuntivi, l'assicurazione furto incendio che è importante, ma soprattutto un programma di manutenzione, per cui sostanzialmente nella rata che il cliente pagherà, che ipotizzando un cliente medio con un'auto in permuta del valore di circa 7.000 euro per un acquisto di una Carenz di livello medio di equipaggiamento, con 245 euro al mese per 4 anni avrà la possibilità di avere la Carenz comprensiva di manutenzione e di assicurazione furto incendio. Ecco, mi piace, prima di andare a concludere, dare due numeri quando sono positivi, in un momento, come ha giustamente ricordato Giuseppe, non propriamente felice per il nostro settore automotive in Italia. Kia ha chiuso il 2012 con incredibile più 39% e a maggio nel complessivo il più 20%. Allora, io da giornalista, ma anche chi ci segue da casa, si chiederà qual è il segreto di questa affermazione. Beh, il segreto, noi abbiamo parlato prima del rinnovamento della gamma. La nostra forza è sicuramente il prodotto, perché negli ultimi 2 anni, proprio direi dei 24 mesi ultimi, chi ha rinnovato totalmente la gamma, segmento A la Picanto, segmento B la Rio, segmento C la Seed, il segmento D non è importato in Italia, la Optima, ma è comunque stato oggetto di un lancio di un prodotto totalmente nuovo, con dei completamenti nel caso specifico del segmento C, come avviene oggi per la Carenz, con motorizzazioni nuove, tecnologia nuova. Quindi comunque anche in un momento di difficoltà come questa, i clienti comunque sanno scegliere. Proprio per continuare su questo discorso, so che c'è una sorpresa che arriverà proprio a breve, che riguarda un altro prodotto. A completamento della gamma ci sarà la ProSeed GT, ovvero la versione sportiva e coupé della ProSeed, offerta con questo motore altamente performante, parliamo di 210 cavalli, e quindi la prima vera sportiva di casa Kia, che arriverà, diciamo, a breve, prima dell'estate. Io vi ringrazio, l'appuntamento è sicuramente la seconda parte dell'anno, nel frattempo ci piacerebbe provare questa vettura che arriverà a luglio, giusto? Sì, è in arrivo in questi giorni, quindi sicuramente a luglio la potrete provare.
Grazie a Giuseppe Bitti, amministratore delegato di Kia Italia, a Giuseppe Mazzara, direttore marketing e comunicazione Kia Italia. Grazie a voi e buonasera. Questa settimana proveremo una novità assoluta Chevrolet Malibu. Pensate, questa vettura è venduta in 100 paesi, in 6 continenti e adesso arriva anche nel vecchio continente, il nostro. 4,86 m, un numero tanto per dirvi che è più corto di soli 3 cm rispetto ad esempio a una Mercedes Classe E. Deriva dall'Opel Insignia, di cui mantiene il pianale e parte della meccanica, ma anche una buona capacità di carico, perché non lasciatevi trarre in inganno, il piccolo sbalzo posteriore in realtà cela un bagagliaio di ben 545 litri. Che è una Chevrolet lo si riconosce chiaramente dal frontale con questa mascherina divisa in due e con il logo, quello che noi addetti ai lavori chiamiamo il cravattino. Una vettura che ha un design spiccato, moderno, è l'ultima versione arrivata appunto in Europa qualche settimana or sono, e sotto il cofano una novità proprio per il nostro mercato, un bel diesel, un diesel 4 cilindri 2 litri con 160 cavalli. Malibu è una berlina dalle dimensioni generose e come tale si apprezza per il comfort, ampio spazio sia per chi siede davanti ma anche per i tre veri posti nella panchetta posteriore. L'interno spicca per un buon rivestimento in pelle sia dei sedili ma anche della plancia e dello stesso volante. Il tutto crea un insieme lussuoso e nello stesso tempo di vettura di categoria superiore. Il motore 2 litri deriva dalla produzione Opel e i 160 cavalli sono sufficienti per spingere con un certo brio una berlina lunga quasi 5 metri, dunque una vettura pesante ma che riesce a scattare nello 0-100 in meno di 10 secondi e dove è possibile può raggiungere i 213 km all'ora. Molto bene la voce consumi. Chevrolet dichiara circa 19 km litro nella nostra prova. Non abbiamo fatica a rimanere attorno ai 15-16 km litro, dunque un risultato interessante, ricordo, visto le dimensioni importanti di questa tre volumi. Ci è piaciuto anche lo sterzo, uno sterzo preciso, diretto, ben demoltiplicato e nello stesso tempo leggero, e le sospensioni che possono contare su un sistema MacPherson all'anteriore e un sofisticato sistema multilink al posteriore, dunque tanta stabilità e anche tanto comfort. Spaziosa, confortevole, economica nei costi di gestione ma anche nell'acquisto, pensate. Questa versione super accessoriata costa solo 31.000 euro, ha interni in pelle, navigatore satellitare, 6 airbag, cerchi in lega da 18 pollici, riconoscimento dell'apertura delle porte con le chiavi in tasca, con il cambio manuale a 6 marce. Se volete un automatico con 32.300 euro potete prendere anche quello. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner. Vi aspettano dopo la pubblicità. Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner. Finalmente ci siamo tutti. Certo, potevamo forse mancare. Allora, questa grigliata la facciamo o no? Ragazzi, ci penso io, sono un esperto di brace. Esperto di braci, ma cosa stai facendo? Carta e legna, no, guarda, lascia stare, eh. Per fortuna che ci siamo noi donne, vero? Ma che brace perfetta! Certo, è merito di Diavolina Accendi Grill Ecologico. Come fai a non conoscerlo? Diavolina Accendi Grill Ecologico è un prodotto di facile utilizzo. Intuitivo e pratico, risolve qualsiasi problema di accensione del fuoco in brevissimo tempo. Usare Diavolina Accendi Grill Ecologico è facile, sicuro e rispetta l'ambiente. Ma che bontà! È tutto merito della cuoca? Ma no, è tutto merito di Diavolina! Diavolina, tutta la magia del fuoco. Prova anche Diavolina Duo, l'accessorio 2 in 1 per accendere e ravvivare la brace di caminetti e barbecue.
Automobili e biciclette insieme per una mobilità sostenibile. Tutto questo grazie al circuito di Vairano in provincia di Pavia e all'evento Let's Bike Ride Show, dove Opel ha presentato la seconda generazione di FlexFix. L'esclusivo porta biciclette facile da usare e soprattutto completamente integrato nella vettura. Un sistema compatto, sicuro e geniale, disponibile sui modelli Astra, Corsa, Antara, Meriva, Zaffira Tourer, Mocca, Adam e Cascada, che permette di trasportare fino a 4 biciclette. Una 48 ore di live show all'aria aperta dedicata al mondo delle bici, supportata da un partner d'eccezione quale il marchio della casa di Rüsselsheim. Per il secondo anno consecutivo il propulsore EcoBoost 1000 di Ford si è aggiudicato il riconoscimento di motore dell'anno. Il compatto 3 cilindri turbo a iniezione diretta è stato votato da una giuria composta da 87 giornalisti provenienti da 35 paesi del mondo, ricevendo la valutazione più alta mai raggiunta in 15 anni di storia del premio. Disponibile su modelli compatti come Fiesta e B-Max, ma anche su Focus, C-Max e C-Max 7, nel prossimo futuro equipaggerà anche calibri pesanti come la Mondeo e la gamma dei veicoli commerciali. Peugeot, in collaborazione con la rivista Evo, ha organizzato un'esclusiva giornata dedicata a 20 lettori appassionati che, guidati dall'esperienza dei tecnici della Casa del Leone e dei campioni rally Paolo Andreucci e Anna Andreussi, hanno provato l'emozione di guidare le RCZ e RCZ Racing Cup all'interno dell'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Vediamo com'è andata. Appuntamento d'eccezione per Peugeot Italia, che sul circuito internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola ha dato l'occasione a 20 fortunatissimi lettori del magazine Evo di provare in pista le nuove RCZ in un track day unico che sin dall'alba ha regalato emozioni e adrenalina allo stato puro. L'RCZ è un coupé sportivo con tre motorizzazioni, un motore diesel 2000 da 163 cavalli, un motore potente ma soprattutto con tantissima coppia, e due motori benzina, un motore 1600 da 155 cavalli e un motore 1600 da 200 cavalli. Quindi qui sarà soprattutto protagonista la versione da 200 cavalli, una versione che è quella che esprime al meglio certamente l'essenza di RCZ. Un vero e proprio corso di guida durato tutta la mattinata, con prove di frenata a bordo della 208 GTI, skid car con simulazione di sovrasterzo, scarto ostacoli alla velocità costante di 80 km orari e un primo test in pista per imparare ad affrontare le curve con le giuste traiettorie. Dopo essere stati istruiti a dovere, i partecipanti si sono cimentati nuovamente in pista, questa volta alla guida delle sportivissime RCZ, con il casco ben allacciato e l'istruttore al fianco, per un divertimento in totale sicurezza. Ma le sorprese di Peugeot sono continuate con l'arrivo a bordo di una Peugeot RCZ Cup del 7 volte vincitore del campionato italiano rally Paolo Andreucci, pronto a cedere il volante del bolide da competizione dell'omonimo trofeo monomarca per una scarica di adrenalina assicurata. È stata un'esperienza nuova e in pista era la prima volta che correvo. È stato facile adattarsi perché è una vettura estremamente facile sia come cambio che come guida. E ecco, frenata eccezionale dell'RCZ ti permette di staccare proprio dentro la curva anche con un cambio in sequenziale che ti facilita tutte le manovre. È stata un'esperienza molto bella. Per il secondo anno consecutivo Peugeot ha così dato vita a un evento emozionante all'insegna della guida sportiva e della sicurezza, regalando ai partecipanti una giornata indimenticabile in uno degli autodromi più importanti del panorama nazionale. Ma è stata una bellissima giornata, è iniziato stamattina presto con i vari esercizi in pista, quindi abbiamo fatto le prove di sbandata, abbiamo fatto la frenata, le traiettorie, tutti esercizi che ci hanno preparato per la sessione pomeridiana di prove, di giri in pista. E poi c'è stata la sorpresa dopo pranzo che è arrivato Andreucci con le due Peugeot da gara e abbiamo fatto anche un giro sulle Peugeot da gara, è stata una bellissima esperienza.
Torna il consueto appuntamento mensile con le novità e gli approfondimenti del magazine Automobilismo. Con l'intervista di oggi scopriremo i contenuti del numero di luglio. Periodico appuntamento con il mensile Automobilismo. Questa settimana parleremo del numero di luglio in edicola da metà di giugno e abbiamo gradito ospite il direttore Fabio Madro. Ciao Fabio e bentornato nei nostri studi. Grazie. Numero di luglio, partiamo come da tradizione con la copertina. Peugeot 2008, la novità della casa francese, una utilitaria con un aspetto da cross country. Sì, è un po' più che un'utilitaria, è appunto una crossover, diciamo cittadina, no? Se vogliamo usare un termine un po' abusato. Comunque è una SUV interessante in un mercato che evidentemente sta crescendo, sta facendo dei numeri interessanti e Peugeot naturalmente entra con questa vettura che deriva dalla 208. Tra l'altro una curiosità, voi avete fatto una prova dettagliata, una vettura con la sola trazione anteriore, come si è mossa nei terreni più ostici? Ma in questo caso c'è quel grip control, come dicono quelli della Peugeot, che permette di, è un accessorio a pagamento nel caso della nostra vettura, che permette di disimpegnarsi un po' meglio sui percorsi, diciamo, leggeri, fuoristrada leggeri ovviamente, non certo impegnativi. Un'altra vettura curiosa che potrebbe avere un buon successo in Italia è la Opel Adam. Ma come va questa nuova vettura? L'Opel Adam, è, secondo il nostro centro prove, se l'è cavata discretamente, anzi direi bene. E arriva a buon ultima, ma non per questo non meno importante, in quel settore delle compatte chic. E ha sicuramente un appeal, credo che nei giovani potrà risultare interessante. Senti, poi leggevo sempre nella scaletta che mi hai anticipato, nel sommario del numero in edicola, non avete badato a spese, leggo nell'ordine Mercedes classe S, Maserati 4 porte, Audi R8 Plus. La 4 porte gioca sulla nobile tradizione italiana di Maserati, mentre invece la classe S punta su una tecnologia da primato, come fanno spesso i tedeschi, con mille diavolerie elettroniche e non, per conquistare non so bene quale fascia di pubblico in Italia in questo momento, ma sicuramente una macchina da potenziale enorme. E poi c'è questa fantastica coupé, una vera sportiva, R8 Plus, ricordiamo, vettura appunto made in Ingolstadt, Audi, ma con un cuore italiano, un 10 cilindri che arriva da Sant'Agata, un cuore Lamborghini. È il motore della Lamborghini Gallardo, leggermente ingentilito, però stiamo parlando di macchine che raggiungono velocità superiori a 300 km/h, per cui siamo sempre di fronte a delle super sportive blasonatissime e la R8 non sfugge ovviamente a questa regola, è una macchina, ripeto, che supera i 315 km/h, fantastica, guidabilità eccezionale e dinamica di marcia notevolissima. E poi finalmente arriva l'estate, DS3 Cabrio, la proposta francese, una Cabrio che è una mezza Cabrio, ricorda un po' la Fiat 500, un tetto in tela reclinabile, però le arcate in prossimità delle porte rimangono. Esattamente, è proprio così. È una cabriolet di nuova generazione, fondamentalmente la meccanica è quella, tranne gli opportuni irrigidimenti della scocca della DS3 che ben conosciamo, e il motore in questo caso è un 1.6 sovralimentato da 170 cavalli, 150 cavalli. Senti, poi una cosa che invidio un po' il tuo giornalista che ha potuto visitare la fabbrica di Maranello, una visita in Ferrari dove è emersa qualcosa in particolare? Sì, la invidio un po' anch'io in effetti, perché è stata una bella cosa, cioè toccare con mano dove nascono ovviamente le macchine di produzione, stiamo parlando di Ferrari, non certo reparto corse. Però è stata una visita molto interessante perché comunque si è visto quelle che sono le nuove attenzioni che la Ferrari rivolge ai propri dipendenti, sia in termini di trattamento economico con premi e riconoscimenti reali e concreti, sia dal punto di vista della qualità della vita in fabbrica, che è decisamente più elevata rispetto agli standard, diciamo, italiani a cui siamo abituati. Fabio, grazie ancora una volta di essere stato con noi. Per voi telespettatori vi ricordo il numero di luglio di Automobilismo, riconoscibile perché in copertina troverete la Peugeot 2008. Grazie ancora. Grazie Andrea. Sebbene il segmento delle monovolume abbia subito in Italia il pressing di quello dei crossover compatti, ci sono modelli intramontabili che, come se nulla fosse, continuano a raccogliere le preferenze del pubblico, come la Mercedes-Benz classe B che, coniugando versatilità e prestigio, è stata eletta dalla redazione a nostra proposta del mese. Ecco perché.
Si è fatta scivolare di dosso il lento declino del gruppo Daimler-Chrysler prima e la recessione del mondo dell'auto poi. Lei, la classe B, imperturbabile e inscalfibile, da ormai 8 anni e 2 generazioni tiene alta la bandiera di Mercedes-Benz tra le monovolume di classe media, unica esponente del segmento dopo il cambio di identità della classe A di ultima generazione. I suoi 4,36 m di lunghezza non le fanno certo patire complessi di inferiorità rispetto ad altri modelli del brand e in più, grazie all'altezza generosa di 1,59 m, consente ai suoi occupanti di godere di ampio respiro e al bagagliaio di raggiungere livelli di carico da vera station wagon, da 488 a 1547 litri. Un modello intelligente anche nella scelta dei motori, diesel da 109 a 170 cavalli e benzina da 122 a 211 cavalli. Senza dimenticare quella Natural Gas Drive, che dietro al suo acronimo NDG nasconde una versione alimentata a metano con un motore 2 litri da 156 cavalli, particolarmente attento ai consumi ed emissioni. Proposta a un prezzo di partenza di 25.190 euro, la Mercedes-Benz classe B può contare inoltre su una formula di finanziamento Drive Pass davvero cucita su misura. Un leasing di 24 mesi o 40.000 km con un anticipo di 4.200 euro e canoni da 249 euro al mese. Con tasso fisso al 5,99, TAEG 7,75 e assicurazione furto incendio compresa nel prezzo per 2 anni, al termine dei quali sarà possibile optare per la restituzione o il riscatto con una maxi rata finale. Queste erano le ultime immagini di questa sera. Il tempo a nostra disposizione sta per concludersi, ma mi rimane ancora qualche istante per ricordarvi che potete continuare a seguirci sul sito di Safe Drive www.safe-drive.it oppure attraverso le nostre pagine di Facebook e Twitter. Se invece volete entrare in contatto con me o con la nostra redazione, potete farlo scrivendo una mail all'indirizzo info@safe-drive.it. Nel caso infine vi siate persi qualche servizio o vogliate rivedere uno dei nostri reportage, cercatelo sul canale di YouTube Safe Drive Channel. Ricordate sempre che con Safe Drive l'automobile non ha segreti. Alla prochaine fois da Valeria Bocca. Ciao! Arrivederci da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner.